Oggi vi faccio vedere come fare una tazza personalizzata con Cricut Explorer. Allora, iniziamo subito andando nell'archivio immagini di Cricut Design Space, quindi facciamo clic su questo pulsantino immagini. Allora, scriviamo Sweet Love, facciamo clic qui sulla lente per cercare e Cricut Design Space ci restituisce immediatamente i risultati. Allora, io voglio prendere una scritta molto semplice come questa, quindi non la voglio fare io, ma appunto, ripeto, ne prendo una già fatta e faccio clic su Inserisci immagini. Allora, una volta inserite le immagini, facciamo clic su questo pulsantino che si chiama Modelli. Allora, come potete notare, qua ci sono i modelli di tantissimi oggetti. Noi scriviamo Mug ed ecco qua abbiamo la nostra tazza. Ovviamente, Cricut Design Space ci scrive i modelli servono solo come riferimento, quindi non saranno salvati con il progetto. Allora, adesso non la vedete subito la tazza, però in realtà c'è. Spostiamo anche un attimo la scritta e qua sopra in alto. Quindi ecco qua la nostra tazza che Cricut Design Space ha inserito come modello. E che cosa possiamo fare? Allora, prima di tutto selezioniamo qua sotto, che come potete notare la tazza non l'ha messa tra i livelli perché appunto non fa parte realmente del progetto, quindi non verrà tagliata, quindi questa immagine che vedete nel vostro progetto non ci sarà, vi serve solo voi come punto di riferimento. Una volta selezionata, qua sopra, quindi la barra degli strumenti qua in alto, si modificherà. Quindi, che cosa abbiamo a disposizione? Allora, prima di tutto possiamo scegliere il tipo di tazza. Allora, questa che vedete è una tradizionale tazza, quindi coffee mug, cioè quella lì proprio diciamo da colazione, da caffè, altrimenti c'è anche quella da birra. Ovviamente questa è proprio il tipico boccale appunto da birra. A noi in questo momento non serve questa, ci serve quella normale, quindi selezioniamo di nuovo la precedente. Adesso possiamo fare ancora un'altra cosa, qua possiamo modificare le dimensioni, allora o manteniamo quelle standard oppure se vogliamo inseriamo quelle personalizzate, mettiamo custom e cosa facciamo? Possiamo inserire per esempio le dimensioni della nostra tazza, la mia per esempio è alta 9 cm e come potete notare Cricut Design Space ha ridimensionato la tazza, diciamo che in questo caso cambia poco perché ho mantenuto le proporzioni, quindi me l'ha solo rimpicciolita, ma a livello pratico è cambiato poco. Allora, adesso cosa facciamo? Possiamo volendo anche fare clic qua sul colore del materiale, quindi modificare, metterla per esempio di un altro colore a seconda, ripeto, del colore della vostra tazza. La mia invece è bianca e quindi la rimetto appunto di colore bianco. Ora torniamo alla nostra scritta. Allora, a questo punto dobbiamo ridimensionare anche la nostra scritta in base alla dimensione della nostra tazza. Quindi abbiamo questa tazza di questa grandezza e così che cosa succede? Quando noi la posizioniamo all'interno della tazza, anche se è ovvio che se io la metto qui, diciamo, ai fini del progetto non cambia niente, però posizionarla all'interno di questa tazza, di questo modello di tazza, mi servirà per capire come sarà indicativamente il risultato finale. Quindi più o meno riesco a comprendere anche quali sono gli spazi sopra, sotto, in alto, eccetera, eccetera. Allora, una volta decisa la dimensione della nostra scritta, cosa possiamo fare? Possiamo eventualmente aggiungere altri dettagli. Quindi, per esempio, io vado qua sul pulsante forma, scusate, e faccio clic. Allora, inserisco un cuoricino e cosa faccio? Ridimensiono anche questo. Modifico il colore perché vorrei fare un cuoricino rosso e lo ridimensiono ancora un po'. Allora, a questo punto inserisco la scritta leggermente più in basso rispetto alla tazza e cerco di posizionare il mio cuoricino. Anche in questo caso conviene poi sempre ridimensionarlo per
per capire quali sono gli spazi occupati dall'intera immagine, quindi dalla scritta più il nostro cuoricino. Ora controlliamo che sia più o meno tutto a posto, quindi entrambe le immagini, quindi sia la scritta che il cuore, devono aver l'opzione taglia, perché ovviamente stiamo tagliando su fogli di vinile e quindi dobbiamo lasciare appunto l'opzione taglia. Possiamo, una volta che abbiamo controllato queste cose qui, possiamo fare clic sul pulsante Crealo. Adesso cosa vediamo? Vediamo la nostra scritta, non so se la vedete perché nero su nero non è tanto facile da vedere, comunque abbiamo la nostra scritta che verrà tagliata su questo primo tappetino e poi il nostro cuoricino che verrà tagliato su un altro. Allora, ovviamente potete modificare i colori a vostro piacimento e anche in base ai materiali che utilizzerete. Io utilizzerò dei vinili metallizzati, anzi, per fare la scritta utilizzerò un vinile metallizzato e per fare il cuoricino utilizzerò un vinile glitterato. Chiaramente questi colori sono un po' difficili da impostare su Cricut Design Space, quindi lascio dei colori abbastanza normali come il nero e il rosso. Rifacciamo di nuovo clic sul pulsante Crealo e adesso dobbiamo solo fare di nuovo clic sul pulsante Continua e inserire come materiale, allora nel caso del cuoricino, il vinile glitterato e nel caso della scritta possiamo mettere vinile e eventualmente il premium. Ora passiamo al taglio. Abbiamo fissato bene il vinile sul nostro tappetino. A questo punto dobbiamo regolare la nostra manopolina Smart Set. Mettiamola qui dove c'è l'opzione vinil e facciamo clic sul pulsante Continua di Design Space. Una volta fatto clic sul pulsante Continua, come potete notare, si accende questa lucina, quindi lampeggerà questo tasto con le due freccioline. Dovete solo fare clic qua per caricare il tappetino. Una volta caricato il tappetino, vedrete lampeggiare questo tastino dove c'è la C di Cricut. Dovete fare clic su questa e come potete notare, la macchina parte. Comincerà ovviamente a fare la scritta, ci metterà pochissimo tempo, quindi pochi secondi. Adesso dobbiamo ripetere diciamo la stessa operazione che abbiamo fatto in precedenza. Questa volta mettiamo il vinile glitterato. Non so se si nota dal video, ma la parte superiore è quella opaca, mentre quella inferiore, quindi quella attaccata al tappetino, è quella lucida. Non sbagliate, non fate al contrario, perché altrimenti non riuscirete a utilizzarlo. Su Design Space in genere bisogna mettere la funzione capovolgi nell'anteprima tappetino. Chiaramente questo è un cuore, quindi non succede niente se vi dimenticate, però ricordatevi sempre di mettere questa opzione quando utilizziamo del vinile come questo, che non è un vinile tradizionale, ma è un termovinile. Quindi a questo punto facciamo la stessa cosa, ripetiamo la stessa procedura di prima e facciamo sempre clic per caricare il tappetino. Avviamo il taglio esattamente come prima. Ed ecco qua, cioè, ha impiegato meno di un secondo e ha tagliato il nostro vinile. Quindi scarichiamo il tappetino con lo stesso pulsantino con cui l'abbiamo caricato, facciamo così e il nostro cuoricino è pronto. A questo punto dobbiamo togliere solo l'abbondanza del vinile e attaccarlo ovviamente sulla nostra tazza. Eccoci qua, questa è la nostra tazza in cui andremo ad applicare la nostra scritta e il nostro cuoricino e questa è la scritta che abbiamo fatto con il vinile olografico, non so se si vede abbastanza bene, ma ha dei colori veramente molto belli. Vedete che quando io muovo
diciamo appunto il vinile, la carta, insomma, i colori cambiano. Allora, a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere questa qua, che è una carta di trasferimento, e normalmente venduta a rotoli, quindi io ne ho tagliato un pezzettino. Voi dovete fare esattamente la stessa cosa, dovete tagliare un pezzetto che più o meno sia grande, magari leggermente più abbondante, come la scritta che dobbiamo applicare. Staccate quindi la pellicola dalla carta che c'è sotto e cercate di applicarla direttamente sulla scritta. Ve la faccio vedere qua così si vede un pochino meglio, e dovete applicarla direttamente qua sopra in questo modo. A questo punto io vi consiglio di utilizzare questo piccolo attrezzino, che sostanzialmente è un raschietto, è sempre di Cricut, fa parte del kit degli accessori di Cricut. E a questo punto cosa dovete fare? Vabbè, adesso ovviamente togliamola da qua per non fare pressione sulla macchina. Lo appoggiamo bene sul tavolo e dovete fare molta, appunto, molta pressione in modo che la scritta si attacchi direttamente sulla carta di trasferimento. Una volta fatto questo processo, scusate, staccate proprio piano piano la pellicola da sopra e controllate che tutte le lettere, in questo caso, siano a posto. Quindi prendete la tazza e applicate a questo punto la scritta sulla tazza. Allora, considerate che ovviamente ci vuole un pochino di spazio anche per mettere il cuoricino. Quindi, allora, prima di applicare bene la pellicola, controllate appunto gli spazi, il posizionamento, eccetera eccetera, e poi una volta fatto, allora piano piano andate a premere in questo modo per far aderire bene la pellicola alla tazza. Premete prima abbastanza bene con le dita e poi fate la stessa cosa anche con il raschietto. Ovviamente fate piano piano e una volta fatto, come prima, dovete togliere la pellicola piano piano e ovviamente guardare che le lettere non rimangano attaccate appunto alla pellicola. Quindi fate così, molto lentamente, e se per caso c'è qualcosa che è rimasto attaccato, quindi non alla tazza ma alla pellicola, ovviamente interrompete immediatamente e riapplicatela sopra. Come vedete, per ora sembra che sia tutto a posto, ed ecco qua, la scritta è stata applicata alla nostra tazza. Come si può notare qua, i colori, visto che appunto sono dei vinili olografici, si vedono ancora meglio. A questo punto non ci resta altro da fare che applicare il cuoricino, che però lo applicheremo in modo diverso, perché non abbiamo utilizzato il vinile tradizionale come questo, ma il termovinile. Quindi cosa facciamo? Allora, prendiamo il nostro cuoricino e ovviamente guardiamo qual è la parte della pellicola, quindi la pellicola, che è molto più rigida del vinile tradizionale, deve stare nella parte superiore, e chiaramente la parte adesiva in quella inferiore. Ora cosa dobbiamo fare? All'inizio premiamo solo appena appena, chiaramente non tiene più di tanto se lo facciamo solo con le dita, e poi prendiamo questa qua, eccola qui, ce l'ho qui vicino a me, è la Mini Easy Press. Mettiamola, come in questo caso, al massimo della temperatura, e poi posizioniamola direttamente qui, quindi sulla tazza. Allora, dobbiamo cercare di tenerla ferma circa 30 secondi. Questa è una parte piccola, se fosse una parte grossa dovreste fare circa 20-30 secondi ogni singola parte. Quindi non muovetela più di tanto, ma tenetela ferma. In questo caso appunto è un cuoricino piccolo, quindi non c'è bisogno di muovere la pressa più di tanto, e attendiamo che il calore
incolli bene il nostro cuoricino. Allora, una volta che abbiamo finito di applicare il calore con la nostra pressa, cerchiamo di staccare anche in questo caso piano piano la nostra pellicola. Ecco qua, controlliamo, verifichiamo sempre che sia attaccato tutto bene e guardate qua come i colori di questo vinile, che è un vinile di Cricut, sono veramente molto molto brillanti, fanno risaltare molto bene anche la nostra tazza. La nostra tazza è terminata, questo ovviamente è solo un esempio, voi potete fare progetti molto più complessi, potete utilizzare varie forme e scritte e chiaramente anche vinili completamente diversi. Comunque io ho fatto questo progetto molto semplice, soprattutto per farvi vedere che si può applicare in una tazza di ceramica il vinile in diversi modi. Vi ricordo solo, prima di utilizzarlo, di lasciarla almeno 24-48 ore prima di lavarla e di non lavarla mai in lavastoviglie. Il nostro tutorial è finito, vi ricordo che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia oppure trovare tanti altri tutorial sul sito mycricut.it.